Corsi di formazione, letture magistrali, workshop, tavole rotonde, plenarie, presentazioni di casi clinici e incontri con esperti. E tutto nel programma del 74esimo congresso della Società Italiana di Pediatria a Roma dal 12 al 16 giugno. Dalle emergenze neuropsichiatriche al bambino viaggiatore, le tematiche affrontate durante i 5 giorni abbracciano la vita dei minori a 360 gradi. Vaccini, crescita, alimentazione, allergie, addormentamento e sostegno alla genitorialità, diete speciali, zuccheri, maltrattamenti e abusi, bullismo, i primi 1000 giorni, terapia genica, diritti e doveri del medico in formazione pediatrica e tanto altro ancora. Un'iniziativa speciale sarà Io mi vaccino, tu ti vaccini, la vaccinazione agli operatori sanitari, che vedrà il 14 giugno alle 9 alle 13 i pediatri della SIP vaccinarsi. Infine, il 15 giugno si segnala la tavola rotonda Smartphone e Tablet, rischi e opportunità, in cui verrà presentato uno statement sull'uso di questi strumenti. Negli ultimi 10 anni si è registrato un aumento del 75% degli accessi ai servizi di neuropsichiatria infantile. Sebbene non esista un sistema di monitoraggio vero dei servizi e degli interventi per la salute mentale e i disturbi neuropsichici dell'adolescenza in Italia, i dati di letteratura dicono che tendenzialmente da 0 a 18 anni tra il 12 e il 20% della popolazione può soffrire di uno o più disturbi neuropsichici. E l'allarme lanciato da Antonella Costantino, presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che ai microfoni della Dire ha aggiunto: benché la risposta ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sia nei LEA, di fatto noi riusciamo a garantire risposta a un ragazzino su due in ambito diagnostico e uno su tre in ambito terapeutico, e questo è qualcosa che è indegno di un paese civile. Al via un progetto di screening pediatrico dell'ecografia dell'anca in Italia, e a metterlo a punto è stata la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. L'anno scorso, durante il mio mandato, mi ero fatto, diciamo, parte attiva nel cercare, corroborato anche dalle autorità sanitarie nazionali e regionali, di creare uno screening, di diffondere la pratica dell'ecografia dell'anca. La displasia dell'anca è sempre statisticamente ricorrente, come il piede torto, che è un'altra patologia che noi vediamo sempre, non diminuisce né aumenta. Adesso c'è l'ecografia, questo esame innocuo messo a punto da questo geniale ortopedico austriaco, il professor Graf, che a 1, 2, 3 mesi è in grado di dire se l'anca è instabile o stabile, se cioè va incontro alla normalità o alla lussazione. Cercare di fare a tutti i bambini l'ecografia sarebbe una grossa vittoria dal punto di vista preventivo. Abbiamo iniziato con la regione Umbria e dovremmo a giorni, spero, avere la delibera regionale, e questo dipende da scelte politiche sulle quali non mi voglio e non mi posso soffermare. Esiste una correlazione tra la sindrome di Pans Pandas e alcune alterazioni specifiche del microbiota intestinale. Lo dimostra per la prima volta uno studio pubblicato dalla rivista Frontiers in Microbiology del gruppo Nature, realizzato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù con i ricercatori del Policlinico Agostino Gemelli e dell'Università La Sapienza di Roma. La ricerca ha analizzato e descritto la relazione tra Pans Pandas e l'ecologia del microbiota intestinale, e ha suggerito che le infezioni da streptococco possono alterare le comunità batteriche intestinali. In sostanza producono uno stato pro-infiammatorio attraverso la selezione di specifici ceppi batterici associati all'infiammazione intestinale e all'attivazione della risposta immunitaria, con un effetto indiretto sulla ridotta produzione di metaboliti coinvolti nelle attività cerebrali, come gli acidi grassi a catena corta, i precursori della D-alanina, della tirosina e della via biochimica della dopamina. Come riconoscere le false notizie che circolano sul web e cosa chiedersi quando ci si imbatte in un sito che tratta il tema delle vaccinazioni? Sanità e Informazione e la Società Italiana Medici Pediatri, in collaborazione con Consulcesi Club, lanciano una guida per gli adolescenti. In 8 punti la SIMP consiglia: non fermarti al titolo, cerca la data di pubblicazione, chi è l'autore, controlla fonti, foto e citazioni. Non farti manipolare da emotività e pregiudizi, verifica su altre testate e pensa prima di condividere. Poi suggerisce 6 domande da porsi.
È chiaramente identificabile lo scopo e il responsabile del sito? Il responsabile e o amministratore del sito è contattabile? È presente un conflitto di interessi? Il sito cita aneddoti sugli effetti avversi dei vaccini al posto di evidenze scientifiche? Le notizie sono valutate da esperti scientifici prima di essere pubblicate? Quali sono le loro credenziali? E infine, sono chiaramente distinguibili i fatti dalle opinioni? Abbiamo effettuato uno screening sia a Ostia che alla Dispoli che ha dimostrato come oltre il 50% dei ragazzi visitati presentino una patologia più o meno grave all'apparato genitale. E questa è una cosa molto importante che i genitori devono sapere. Lo ha dichiarato Giuseppe Lapera, responsabile scientifico della Società Italiana di Andrologia. Il medico, intervistato alla Dire, ha poi aggiunto: è importante poter dare una soluzione e ci vorrebbe una legge regionale che preveda una visita medica gratuita per tutti i ragazzi all'apparato genitale e creare nei maggiori ospedali romani delle strutture uroandrologiche per poi poterle trattare. L'altro ruolo importante e fondamentale è la collaborazione col medico di medicina generale, che potrebbe essere il primo step di questa campagna di prevenzione.